oggi un ospite speciale. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi siamo qui con il cattivo di Star Wars, sì, sì. Mr. Kylo Ren. Saluta, saluta Kylo Ren. Che fai, Kylo Ren? Accendi, saluta. Ecco fatto. State attenti, Signor Kylo Ren, cosa vuole preparato per colazione? Una torta al cioccolato nella mia tazza. Oh. Una torta al cioccolato nella tazza di Kylo Ren? Ma si può fare la torta al cioccolato in tazza? Certo. E allora andiamo a preparare una special mug cake al cioccolato per il nostro Kylo Ren qui. Ed ecco gli ingredienti per preparare la nostra mug cake. Innanzitutto due tazze. Mi raccomando. E allora, perché le mug cake saranno due. 40 grammi di cioccolato fondente per ognuna delle due tazze. Le metto subito dentro perché poi dovremo cuocerle. 4 cucchiai di latte per ogni tazza. Questi li mettiamo subito in microonde in modo che il cioccolato fonda dentro al latte. 40 secondi in microonde alla massima potenza. Mezzo cucchiaino di essenza di vaniglia per ogni tazza. Un bel cucchiaino di cacao amaro per ogni tazza. Un cucchiaio di olio di semi per ogni tazza? Io. Dillo, un cucchiaio di uovo per ogni tazza. Un cucchiaio di uovo per ogni tazza. Un cucchiaio di uovo per ogni tazza. Sì, bravissimo. Un cucchiaio di zucchero, noi lo mettiamo di canna, per ogni tazza. Quindi mezzo cucchiaino di lievito per dolci per ogni tazza. Procediamo insieme. Quindi mescoliamo. Mescoliamo quindi il cacao che avevamo fatto fondere, sciogliere in latte. Brava. E facciamo in modo che tutto sia ben bene amalgamato. Perché? Tu amalgami molto bene. Perché? Hai fatto un corso perché di amalgamazione. Bisogna amalgamare. E voilà. L'amalgamazione. L'amalgamazione è importante. Cominciamo con i cucchiai. Un cucchiaio raso di zucchero per ogni tazza. E voilà. 3 cucchiai belli colmi di farina per ogni tazza. A chi la vuoi dedicare questa ricetta? Alla mia pancia! Ah, ok. No, alla mia! Alla pancia di mio figlio. Poi? Poi, mezzo cucchiaino per ogni tazza di essenza di vaniglia. Un bel cucchiaino colmo di cacao amaro. Un bel cucchiaio di olio di semi per ogni tazza. Mezzo cucchiaino di lievito per ogni tazza. Metteremo da ultimo l'uovetto perché vi ricordo che il latte sotto è caldo. Prima mescoliamo tutti gli ingredienti così e poi mettiamo l'uovo in maniera che non si cuocia. Da ultimo incorporiamo un bel cucchiaio di uovo ad ogni impasto. Sbattete prima l'uovo in un bicchiere di carta e poi incorporate quello che serve. E mescoliamo. Un cucchiaino per ogni tazza di gocce di cioccolato fondenti al latte, come vi pare. E quindi mettiamo, e adesso mettiamo un cucchiaino di gocce di cioccolato per ogni tazza. Senti, e mescoliamo. Ti sai che ti dico? Mettine di più, brava, così le finiamo, non essere avara. E per tutti quelli che ci hanno chiesto se in un minuto la farina si cuoce nel microonde, sì, in un minuto la farina si cuoce. Un minuto e 15 secondi, a seconda del vostro microonde. Provate e vedrete. E adesso in microonde! Il microonde ha fatto tin e noi scendiamo le nostre mug cake belle, che sono belle. Guardate che belle. Adesso mettiamo sopra ognuno un bel cioccolatino in modo che fonda benissimo. Cioccolato tutto sciolto, vado? Quale vai, prendiamo? Vai. Questa bianca, una vale l'altra. Guarda.
guardate, totalmente cotta, malgrado le luci che ha posizionato mio marito. Evviva! Evviva! Buonissima. Morbida, morbida, guardate. Anch'io voglio assaggiare. È calda, amore. Anch'io. Ora. È calda, morbida, morbida. È cotta. È cotta. Buona, è cotta, visto? Buona merenda a tutti, e allora con la mancake al cioccolato. Un bacio, vi lasciamo le foto e noi... ci rivediamo presto! Ciao, buona merenda! Quindi se avete un forno a microonde potete fare anche voi questa simpatica mac cake al cioccolato, mi raccomando. Ma solo se avete un Kylo Ren a casa, eh? Va bene, e quindi che la forza sia con voi. Saluta Kylo Ren! Si vergogna questo Kylo Ren. Avanti, e noi ci vediamo ciao, presto. Ciao, sulle vostre tavole anche di carnevale. Ciao. Ciao.